In 5 anni, fra il 2009 e il 2013, l'Italia ha visto il suo PIL alleggerito di oltre 230 miliardi. Questo è quanto emerso dal rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica. Un dato sintetico che fornisce un'immediata percezione delle difficoltà di gestione del bilancio pubblico, mentre l'economia non cresce più, ha spiegato il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, presentando il rapporto. Per la nostra finanza pubblica e direi per il Paese, innanzitutto costituisce un riconoscimento anche dei sacrifici che tutto il Paese ha posto in essere ed un riconoscimento anche della validità dell'azione che la classe politica e il governo ha posto in essere. Margini di flessibilità esistono, come abbiamo detto, in modo molto oculato e ben governato, nel senso che appunto bisogna continuare con un'azione di virtuoso contenimento delle spese e trovare nell'ambito delle pieghe delle due componenti del bilancio possibilità di avere un'attenzione anche per l'altra componente che è tanto necessaria per il nostro Paese, che è quella della crescita e dello sviluppo.